Esplode! Riparo! All'attacco! Fino a spirare. Fammi. Siete. Morte. Nemici. Guerra! Pace. Ai distinti. Casa. Famiglia. A quel momento si sente a dire che parlano di armistizio, ma non si sapeva cosa significava. Però tanti, ed anche ufficiali, dicevano che era come fare la pace, e allora si cominciava un poco a riflettere. Venne il giorno 3 novembre e si sente in voce pubblica: finalmente siamo giunti all'epoca di risorgere, i poveri flagellati che si trovano ancora in vita per miracolo. Perciò danno l'ordine di adunata e ordine di levare le proprie baionette dai loro moschetti o fucili. Il comandante dice due brevi parole. Vi faccio noto, soldati del mio reparto, che ora stesso mi giunse un fonogramma che per il momento pare abbia termine le grandi ostilità delle operazioni di guerra. Si è in attesa del firmato armistizio, ma con il lodo della vittoria nostra. Al momento si è rimasti lì, annicheliti. Si diceva, ma sarà vero? E che sia giunto questo miracolo? Al giorno seguente, giorno 4, tanto desiderato, firmano il proprio armistizio. Non ci pareva vero. Finalmente sia lodato Gesù Cristo. Fine. 4. Fine. Novembre. Fine. 1918. Fine.
Per le schiere di dannati in divisa militare, il 4 novembre 1918 è al tempo stesso vittoria e sconfitta, tripudio e incredulità, commiserazione e lutto. Ognuno accoglie in modo diverso la notizia dell'armistizio. Per tutti, però, è la fine dell'incubo. L'idea dell'armistizio nasce il 29 ottobre, quando i vertici dell'esercito austro-ungarico devono rendersi ormai definitivamente conto che ciò che resta della loro armata è allo sfacelo. Non solo l'esercito austro-ungarico, anche l'impero ormai al collasso, i generali austro-ungarici hanno come unico obiettivo a quel punto di riportare a casa il maggior numero di uomini possibili. Nell'ottobre 1918 l'Austria, l'impero asburgico, non ne può più. C'è la fame per i civili, la fame anche per i militari. Difficile combattere e tenere duro se non si mangia abbastanza. I generali austro-ungarici inviano una delegazione alle linee italiane vicino ad Ala, in Trentino, con una bandiera bianca per intavolare delle trattative d'armistizio. E questa delegazione è talmente sorprendente per gli italiani che non si aspettavano nulla del genere che all'inizio viene accolta a fucilate. Questa piccola delegazione austriaca, comandata da un generale che si chiamava von Bebenau, viene accompagnata a Padova. Perché Padova? Perché Padova in quel momento è la capitale della guerra italiana. Si decide di instradare questa delegazione a Villa Giusti. Villa Giusti è una villa non particolarmente importante alle porte della città. È quindi un luogo contemporaneamente sicuro, discreto, facile da raggiungere. Le trattative a quel punto diventano una sorta di messa in scena. C'è poco da trattare, si discute sull'ora, ma il contenuto dell'armistizio è una resa, perché l'Austria non è in condizione di resistere ulteriormente. Il problema è a questo punto, ma come comunicare che è cominciato l'armistizio? Quando veramente bisogna smettere di combattere? E su questo tra gli uni e gli altri fanno un po' di confusione. Forse appunto quegli austro-ungarici vogliono finire il prima possibile. Gli italiani vogliono avere più tempo possibile per arrivare a Trento-Trieste. Il che avviene. È un momento particolarmente importante per la politica e per l'identità nazionale italiana, perché è una grande guerra vinta e soprattutto è vinta prima dei nostri alleati. La differenza tra il 4 novembre, la festa della vittoria italiana, e l'11 novembre, che è l'ultimo giorno della guerra sul fronte occidentale, non è solo una pretesa simbolica. Gli italiani sono la prima potenza alleata che vince la Grande Guerra. Cosa è accaduto nel frattempo? Trincea e ancora trincea, fango e sempre fango, sofferenze, morte. È un'ennesima battaglia, epica, che ha cambiato in modo risolutivo l'inerzia del conflitto a favore dell'Italia.
la battaglia del solstizio di giugno 1918. L'esercito italiano si è riorganizzato. Nei testi austro-ungarico-tedeschi si trova il riconoscimento di questa capacità in attesa nel novembre 17, anche se è concretizzata. A questo punto però la battaglia, il ritorno all'offensiva la deve fare l'Austria, che ci pensava da settimane, per varie ragioni. Intanto c'era il generale Konrad, nemico storico dell'Italia, che premeva da sempre per considerare questo fronte, fronte italiano, quello da liquidare, sia per sistemare una volta per tutte l'Italia, sia per riequilibrare nell'insieme la guerra, togliendo un fronte e potendo quindi mandare tutte le forze verso il fronte principale, che è quello occidentale. Però era difficile passare all'attacco, perché c'è la fame, perché mancano cannoni. I soldati austro-ungarici non hanno più veramente nemmeno il fisico per sopravvivere, l'impero è al collasso economico, al collasso alimentare. Si decide di tentare il tutto per tutto. Fiasco. Una sera l'imperatore e gli alti comandi, il comando supremo a Bolzano, e lì ricevono ferali notizie: sta andando male. Gli italiani vincono fondamentalmente perché sono l'esercito più moderno, l'esercito meglio attrezzato, e anche perché i loro ufficiali hanno finalmente imparato una lezione che non avevano appreso fino al 1917, soprattutto per colpa della conduzione di Cadorna. Hanno appreso ad essere autonomi. Qui sul Grappa l'offensiva viene fermata fondamentalmente perché gli ufficiali di artiglieria decidono di impiegare le loro numerose bocche da fuoco senza aspettare ordini che arrivino dall'alto. L'attacco comincia il 15 giugno, dall'altopiano di Asiago al mare, con bombe e gas. Gli austriaci attraversano il Piave, occupano la collina del Montello, avanzano tra San Donà e Cava Zuccherina, l'attuale Jesolo, mentre non sfondano sull'altopiano di Asiago. L'artiglieria e l'aeronautica riescono a interrompere la marcia austriaca. Le truppe preservate da Diaz e la piena del Piave ingrossato dalle piogge fanno il resto. Gli austriaci sospendono le operazioni e il 26 giugno ritornano al di là del fiume. Il solstizio di un popolo, l'apice raggiunto dagli italiani nel firmamento della loro storia. È così che il pennino intriso d'inchiostro del poeta soldato Gabriele D'Annunzio, a un anno di distanza, raffigurerà la seconda battaglia del Piave. Ora è un anno. La battaglia del solstizio sfolgorava in un mattino lavato e rinfrescato dall'acquazzone notturno. C'era nell'aria l'odore della marca gioiosa, la fragranza di quella felice campagna trevigiana dove i contadini e le massaie continuavano a lavorare sotto la folgore. C'era in ogni sorso d'aria il sapore dell'Italia giovine, un sapore di novità così forte che tutti i combattenti ne erano inebriati come da un filtro di gioventù. Nessuno aveva più di 20 anni, anche i veterani avevano 20 anni, tutta l'Italia aveva 20 anni. Per combattere, per vincere, per vivere, per morire. Così, in una lettera alla sua Maria, racconta quella stessa battaglia il tenente Giovanni Presti. Uno che c'era, che quella battaglia l'ha combattuta. Questi giorni sono stati come una spaventosa fiaba della nonna, come una incredibile storia di secoli da venire. Come vecchi abitatori del Montello, abbiamo dovuto sostenere il carico maggiore della lotta per ricacciarli via. La parte del Montello, campo della contesa, è un carnaio. Dai giornali non potrai mai avere una pallida idea.
Voglio contarti solo l'epilogo, anche per non farti fare cattivi sogni. Fui il primo nella zona e perciò nell'Italia a saperlo. E senti come. Sull'albeggiare, nella strada che difendevo, l'undicesima fra le venti del Montello, vidi come il cieco e il paralitico della parabola evangelica, un nostro ferito portato a spalla da un portaferiti austriaco. Un tratto di generosità non comune, che mi meravigliò e mi mise anche in guardia. Gli chiesi qualche informazione e in discreto italiano mi rispose che gli austriaci quasi tutti avevano ripassato il Piave per la fame. Non credetti a me stesso, perché tutti prevedevamo la lotta ancora dura e sanguinosa sul Montello. E così lo invitai subito al comando. Finalmente venne l'ordine di rastrellare la zona. Ma ormai nella zona non esistevano che cadaveri e qualche ferito abbandonato. Giornata di gioia, giornata di gloria, perché raccoglievamo i frutti di 9 giorni di lotta e di sangue. Rivincita della umiliante disfatta di Caporetto, argine ultimo all'avanzata del nemico sul suolo patrio, vittoria di resistenza, passaggio di volta dell'andamento bellico, preludio alla riscossa di Vittorio Veneto e alla vittoria finale. Guida del suo biplano, il maggiore Francesco Baracca riporta un numero incredibile di vittorie nei duelli dei cieli. Gliene vengono attribuite 34. Quando il 19 giugno, proprio durante la battaglia del Sostizio, viene abbattuto in circostanze misteriose. Le pagine dei giornali si riempiono della notizia. Ancor più le pagine dei diari privati, delle lettere che i soldati semplici scrivono nelle loro buche in trincea. Baracca è una leggenda, in vita e in morte. Era un nobile di Lugo di Romagna e, come accadeva abbastanza spesso agli aristocratici, va a studiare per entrare in cavalleria. È il primo del suo corso a Pinerolo, quindi ci riusciva benissimo in quest'arma, ma è l'arma della cavalleria che è un po' fuori luogo nella guerra di macchine, nella guerra moderna. Baracca, come tanti altri cavalleggeri, se ne accorge, non vuole restare nei depositi a non far nulla, vuole combattere. Il passaggio naturale per lui, come per altri, è il passaggio, quella che allora si può anche chiamare la cavalleria dell'aria, l'aviazione. Nel pomeriggio del 19, una notizia che si ripercosse in noi come quella di una battaglia perduta si diffuse fulmineamente. Il maggiore Baracca, l'asso della nostra aviazione, era caduto sul Montello. Baracca rappresentava per tutti noi il simbolo del coraggio e del valore cavalleresco, l'invincibile combattente dell'aria che eravamo portati a considerare invulnerabile come i mitici eroi. La nostra immediata reazione fu quella di sentirci d'un tratto inermi ed indifesi
sotto un cielo divenuto improvvisamente ostile, non più dominato dall'ala leggendaria di Barak. Dove veramente sia accaduto Barak? Ci sono varie ipotesi a tutt'oggi e non è detto che il monumento che lo ricorda sia proprio nel punto più appropriato. Come poi sia stato abbattuto? Anche su questo c'è un alone di mistero. Forse una semplice fucilata, perché questi aerei servivano in quanto volassero bassi, a diretto contatto con la fanteria. Ecco perché poteva bastare anche una fucilata ben mirata o sufficiente fortunata che colpisse il pilota o che colpisse il motore. Una leggenda che moltiplica i simboli e i richiami. Quelli del cavallino rampante, che Lasso fa dipingere su di un fianco dei suoi velivoli e che la famiglia donerà a Enzo Ferrari. Diventerà emblema della casa automobilistica. Il sacello sul Montello, nato nel luogo dove si è schiantato con l'aereo, diventa meta di pellegrinaggio. L'elogio funebre, pronunciato dallo stesso D'Annunzio, rimasto impresso nella memoria di chi c'era. Egli fu abbattuto da parecchi nemici e cadde carbonizzato nel settore avversario, ma qualche giorno dopo quel settore fu riconquistato dai nostri e gli avanzi dell'eroe furono raccolti dal cappellano, chiusi in una conveniente cassa funebre e depositati in una cappella campestre sotto il nome di San Cassiano di Treviso. La domenica appresso, col concorso di molti ufficiali, soldati e cappellani della zona, ebbero luogo solenni funerali, col discorso di occasione del poeta Gabriele D'Annunzio. Io mi trovavo proprio a fianco dell'oratore, del quale, fra le tante belle cose che disse, ricordo quel pensiero, che la carlinga e lo spirito di Baracca si identificavano, tanto si era internato nell'adempimento del suo dovere. Gli avanzi mortali stettero ancora qualche tempo in quella cappella e poi furono tolti e portati altrove. Con le gas e con i lanciafiamme, tutte le soldate italiane che erano schierate lungo la linea furono tutte bruciate e qualcuno per salvarsi dovettero scappare. Così arrivarono perfino dove c'era la popolazione borghese e facevano strage a tutte e ammazzavano a tutte e abbruciavano tutto di dove passavano. I borghese, poverette, con tutte le piciridde, con tutte le massirizze, mule, cane, pecore, maiala e tutte le sue misere ricchezze. Così, a tutte, ci hanno botato a mienzo quella grande vampa, verso il Piave. Così, tutte le artiglierie sparavino tutto per non fare passare altre forze nuove dalla parte di dove c'erimo noi. Così successe un vero macello e così si hanno destinto le ragazze del 99, perché noi giovani del 99 eremo più sincere per fare la guerra, perché l'abbiamo difeso per davvero la patria, perché quelle che avevano fatto 2 anni di guerra erano più furbe per scappare, per non si fare ammazzare. E così, per fare fermare a queste 24 divisioni di più migliore esercito che avevano queste 2 grandi impere, ci ha voluto la buona e coraggiosa volontà delle ragazze del 1899.
Caporetto l'esercito italiano aveva perduto 700.000 uomini. Sono tanti. E non è facile ripristinare l'esercito dal punto di vista numerico. Che classi ci sono a disposizione a quel punto? C'è il 99. Sono circa 250.000 uomini, giovani uomini, i ragazzi del 99. Avevano appena finito di giocare alla guerra, i ragazzi del 99, che si trovano presi all'interno di una guerra vera. Vengono subito gettati dentro la fornace, combattono e muoiono. Subito, nei primi giorni, nelle prime settimane dopo Caporetto. Negli ultimi giorni di novembre il generale Diaz li fa raggiungere da un encomio. Un encomio, un riconoscimento collettivo. Non c'è ancora la formula nei suoi documenti ufficiali dei ragazzi del 99. Ci sono altre frasi e perifrasi, i nostri giovani fratelli, gli ultimi arrivati e così via, ma ci stiamo avvicinando alla formula e l'encomio non è semplicemente un documento ufficiale, è costruito in modo da poter arrivare in linea, cioè moltiplicarsi ed essere visto da tutti. Meglio vivere un giorno da leone che 100 anni da pecora. Durante la battaglia del Sostizio, questo slogan, ancora in uso nella lingua parlata e nella retorica pubblica, compare per la prima volta scritto su un muro diroccato posto sulla riva destra del fiume Piave. Sfrontato e seducente, agita la minaccia dell'invasione dell'Austria-Ungheria e punta dritto al coraggio e all'eroismo dei soldati italiani. Ma quale mente l'ha concepito? Quale mano lo ha tracciato? In quale occasione e con quale proposito? A 100 anni di distanza non esistono risposte, se non parziali e contrastanti, a tutti questi interrogativi. È probabile che il regista occulto della divulgazione di questo e altri slogan, come tutti eroi o il Piave o tutti accoppati, sia il servizio propaganda. Sono soprattutto gli ufficiali, i giovani ufficiali di complemento, a avere un'idea precisa di quelle che sono le motivazioni ideologiche, simboliche e politiche della guerra, ma la massa dei milioni di fanti, no. Per questi milioni di fanti ci vuole un nuovo tipo di linguaggio. Ci vuole un nuovo tipo di propaganda diretta a loro, diretta a soldati semplici, che hanno pochi strumenti culturali, che usi un nuovo tipo di parola. Di fatto si concepisce il servizio P come una rimobilitazione degli intellettuali al servizio della guerra che parlino al popolo soldato con un linguaggio da bambini. Gli ufficiali P tengono non delle conferenze parudate, tengono dei discorsi alla buona, vanno a parlare ai soldati semplici, gli spiegano perché bisogna resistere, perché bisogna vincere, con motivi semplici. Facendo riferimento ai loro oggetti quotidiani, dovete vincere perché sennò gli austriaci vi prenderanno la vostra terra, la vostra casa, la vostra moglie. È anche su questo terreno che nascono delle idee mito, che poi però hanno larghissima diffusione. Vincete e voi contadini avrete la terra. Lo slogan della terra ai contadini si diffonde super rapidamente, anche se nessuno capirà mai quando è nato e perché è nato. È uno sforzo straordinario, perché vuol dire che l'esercito, per la prima volta, si rende conto che per vincere la guerra non bastano né le armi né i generali, ma bisogna mobilitare la cultura.
Monte Grappa è il massiccio sul quale, al pari del corso del fiume Piave, si decidono le sorti della resistenza italiana dopo la disfatta di Caporetto. Nell'Italia della fine della guerra esistono due luoghi simbolici. Uno lo conosciamo tutti, il Piave, e l'altro è qui, il Grappa. Il Grappa in realtà è non solo il simbolo, è proprio il luogo di una guerra differente. Differente perché intanto? Perché è un'eroica e disperata resistenza. Alla fine del 1917 il Grappa non è stato preparato a difesa. Coloro che sostengono ancora oggi che Cadorna aveva visto lungo, aveva già capito tutto e aveva fatto già iniziare gli scavi per fare del Grappa un bastione imprendibile, dicono una frottola. Non è assolutamente vero. Cadorna aveva previsto che il Grappa potesse essere una postazione difensiva e a lui è dovuta l'idea di costruire la strada Cadorna, che è fondamentale per portare i rifornimenti fino a qui. La prima difesa del Grappa alla fine del 1917 in realtà viene fatta dai soldati e dagli ufficiali di complemento, viene fatta letteralmente con le unghie e con i denti. Poi le cose cambiano, e questo è molto importante, cambiano perché sul Grappa viene mobilitata una nuova industria della guerra, e il Grappa viene letteralmente trasformato in una postazione militare. E l'architrave, l'emblema di questo nuovo modo di fare la guerra italiano, che è fatto di macchine, di competenze, di ingegneri, di cannoni, è la Galleria Vittorio Emanuele. Conrad, quando si avvicina dopo la disfatta di Caporetto, e poi lo ripeterà ancora poco prima della battaglia del Sostizio al Monte Grappa, ripete questa famosa frase secondo cui l'esercito italiano è una sorta di naufrago che sta per affogare. Non era vero subito dopo Caporetto e non lo è sicuramente alla battaglia del Sostizio. Taglia del Sostizio, l'esercito italiano è un bastione che è fatto ora di tecnica e industria moderna. Ed è qui sul Grappa che questo viene dimostrato. Il Monte Grappa viene trasformato per la battaglia del Sostizio in uno scrigno d'acciaio, puntellato di uomini, armi, infrastrutture, prodigi della tecnologia.
9 agosto del 1918, a poco più di un mese dalla fine della battaglia del Sostizio e oltre un anno dopo che aveva cominciato a lavorare alla realizzazione di questa impresa leggendaria, Gabriele D'Annunzio si accinge a raggiungere in volo Vienna con una squadriglia di 11 aeroplani per gettare sulle teste della popolazione civile volantini patriottici italiani e compiere un gesto estetico e simbolico per fiaccare il morale del nemico. Nella particolarissima guerra di Gabriele D'Annunzio, voi da vate, voi da soldato, il volo su Vienna è il capitolo principale. I suoi gesti che diventano gesta, avventure eroiche, non le improvvisa, le pensa, le medita, le programma, ma poi ci vogliono tutte le condizioni materiali perché si realizzi, e i permessi, e tutti i comandi devono essere d'accordo. Era un anno che ci provavo. Ci sono 1000 chilometri di mezzo tra il campo d'aviazione di San Pelagio, vicino a Padova, da dove partiranno e dove torneranno, e Vienna. E tecnicamente era un'impresa all'avanguardia, poco credibile, non solo. 700 dei 1000 chilometri sul terreno nemico, con la impossibilità quindi di scendere senza essere abbattuti o fatti prigionieri. Non solo, i comandi non glielo dicono, ma temono che se succede qualche cosa Gabriele D'Annunzio venga preso, catturato, e allora il grande gesto simbolico si rovescerebbe al negativo se l'Austria, se i nemici potessero impadronirsi di un personaggio così straordinariamente illustre per tutta l'Europa e il mondo. Dai e dai, riesce a farsi dare tutti i permessi. Ci prova anche Ugo Ietti, il giornalista del Corriere, addetto al Comando Supremo, alla propaganda. Anche lui vorrebbe volare su Vienna, ma lui dicono di no. Ad Annunzio non si può assolutamente dire no. È una munizione ideologica aggiuntiva di cui bisogna fare un uso oculato, ma un uso. Alle 5.50 di mattina, dal campo di aviazione di San Pelagio a Padova, partono 11 apparecchi. D'Annunzio è su un biposto con il pilota Nante Palli. Dopo il decollo, 3 velivoli ridiscendono per problemi tecnici. Più tardi, un altro, in avaria, è costretto ad atterrare oltre le linee nemiche. Il suo pilota, il tenente Giuseppe Sarti, prima della cattura incendia il velivolo per non farlo cadere in mano austriaca. Gli altri 9 aerei proseguono e dopo aver sorvolato 800 km sul territorio nemico, giungono nei cieli di Vienna alle 9.20. Da un'altitudine di 800 metri di quota, gli aviatori gettano ognuno 20 kg di manifestini sulla capitale asburgica, una pioggia di foglietti tricolori. Ne vengono lanciati 50.000 contenenti il testo, solo in italiano, di D'Annunzio. Sul vento di vittoria, che si leva dai fiumi della libertà, non siamo venuti se non per la gioia dell'arditezza, non siamo venuti se non per la prova di quel che potremmo osare e fare, quando vorremo, nell'ora che sceglieremo. Altri 350.000 riportano uno scritto del giornalista Ugo Ietti. Viennesi, imparate a conoscere gli italiani. Noi voliamo su Vienna. Potremmo lanciare bombe a tonnellate. Non vi lanciamo che un saluto a 3 colori. I 3 colori della libertà. Popolo di Vienna, pensa ai tuoi casi. Svegliati. Viva la libertà. Viva l'Italia. Viva l'intesa.
successo straordinario di carattere mondiale. L'annunzio era già d'annunzio di suo. Qui hanno realizzato una cosa inaudita tecnicamente. E forse è stata una bella pensata quella di non buttare bombe, non solo dal punto di vista umanitario, ma anche dal punto di vista propagandistico. Tra quelli che commentano la cosa con applausi c'è addirittura il quotidiano dei socialisti austriaci, l'Arbeiter Zeitung, che dice: a noi D'Annunzio piace o non piace dal punto di vista letterario, ma dal punto di vista dell'uomo d'azione, chapeau. Meno di tre mesi dopo, l'Italia sferra l'attacco decisivo per le sorti della guerra. Generale Armando Diaz, spinto dalle pressioni degli alleati e del presidente del Consiglio Vittorio Emanuele Orlando, decide di preparare per l'ottobre un'offensiva attraverso il Piave, in direzione di Vittorio Veneto. Battaglia di giugno, battaglia del solstizio 1918, l'esercito italiano sapeva che a quel punto non avrebbe più perduto e l'Austria cominciava a capire che non avrebbe più vinto. Diaz quindi comincia a preparare l'offensiva e la grande battaglia conclusiva, ma a metà d'ottobre non ritiene ancora di essere prontissimo, ma il governo italiano non ci sta. E non ci stanno gli alleati dell'intesa, non è possibile. La pace è incombente, non è psicologicamente, politicamente e diplomaticamente sostenibile l'idea che la guerra finisca e gli austro-ungarici siano ancora nel territorio invaso a Caporetto. Bisogna riprendere quel territorio. Quindi la pressione politica sul comando supremo è forte e Diaz ingaggia battaglia dal Piave, dal Gappa, dal Montello, con l'aiuto delle 5 divisioni franco-britanniche, mentre ce ne sono 55 italiane. L'offensiva di Vittorio Veneto è una grande battaglia superbamente preparata dal nuovo comando supremo italiano di Diaz, è una battaglia meticolosamente preparata, è una battaglia molto ben ingaggiata, ma soprattutto una battaglia molto accanita. E lo dimostrano soprattutto le prime fasi della battaglia di Vittorio Veneto, che vengono combattute qui, sul Monte Grappa, a partire dal 24 ottobre. Certo, è l'anniversario. Ci sono anche delle ragioni più contingenti, come sta il fiume Piave, l'acqua, si passa, non si passa. Però c'è chi, per esempio Benito Mussolini, sul suo giornale, che insiste che anche le date hanno un loro significato. E siccome bisogna restituire Caporetto, cominciare il 24 non è niente male. I reggimenti di prima linea austro-ungarici non hanno nessunissima intenzione di arrendersi, non hanno nessuna intenzione di scappare, sono aggrappati a delle postazioni molto molto solide e infatti per espugnare le loro prime linee qui sul Grappa i soldati italiani muoiono a migliaia. I reggimenti in linea austro-ungarici, i reggimenti composti dai veterani, i cosiddetti frontkämpfer, i combattenti del fronte, non sono quella massa informe desiderosa solo di arrendersi che poi è stata descritta dalla mitografia successiva. I reggimenti di prima linea hanno un imperatore, hanno una patria, soprattutto hanno l'onore reggimentale da difendere. E qui muoiono. Muoiono a migliaia pur di non lasciare il passo agli italiani.
È vero anche sul fronte del Piave, e lo testimoniano proprio gli inglesi, che pensano di passare il fiume Piave a un certo punto allegramente e perdono migliaia di uomini, perché anche lì i veterani della prima linea austro-ungarici non hanno nessunissima intenzione di lasciarli passare. Solamente il 28 ottobre il generale Caviglia riesce a oltrepassare la grave di Papadopoli e a risalire il fiume, aprendo la via all'esercito italiano che inizia a liberare le prime città venete, occupate da un anno dagli austriaci. L'ottava armata riesce così ad avanzare vittoriosa nella pianura veneta, incontrando una resistenza via via sempre minore. L'entrata di Caviglia a Vittorio Veneto, accolto dalla popolazione in festa, è trionfale. La marcia italiana è accompagnata dalla rotta delle truppe austriache. Succede che i rincalzi austro-ungarici non hanno più intenzione di sacrificarsi per un impero che secondo loro non ha più alcuna ragione di esistere. E allora gli italiani e quelle poche divisioni di inglesi e francesi che combattono al loro fianco sfondano. Solo allora. Dal 29 ottobre Vittorio Veneto diventa veramente quello che Diaz auspicava, cioè una grande battaglia napoleonica, la rotta dell'esercito austro-ungarico e l'inseguimento nella pianura. Sembra paradossale, ma i primi a non lasciarsi convincere da quella che sembra una vittoria troppo facile e sono proprio gli italiani. È Prezzolini, in realtà, a scrivere a un certo punto che Vittorio Veneto non è una battaglia, perché per avere una battaglia bisogna essere almeno in due. Uno che attacca e uno che si difende. Lui dice: gli austriaci non si sono difesi, sono scappati, ma non è vero. È ironia totalmente fuori luogo. Vittorio Veneto è una grande vittoria italiana. Certo, non è la fulminea avanzata che si pensava, non è nemmeno quella grandissima vittoria strategica, anche se alla fine della battaglia di Vittorio Veneto l'esercito austro-ungarico non esiste più. E il bollettino di Diaz, il famosissimo bollettino della vittoria, fa un po' i conti in tasca a quello che è stata la guerra. Diciamo chiaramente chi ha combattuto, dove, chi ha vinto e chi ha perso. Hanno vinto gli italiani, hanno perso gli austro-ungarici, gli abbiamo sfasciato l'esercito. Certo, non dappertutto abbiamo raggiunto il confine prebellico, però in compenso siamo entrati a Trento e Trieste. Il 3 novembre 1918 gli italiani entrano a Trento e Trieste. Dopo l'incontro di Villa Giusti, il 4 novembre, entra in vigore l'armistizio. Oggi, a 100 anni di distanza, ritroviamo la stesura originale del documento, scritto in lingua francese. Un inedito, custodito dall'ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito. Pochi fogli di carta e una manciata di firme che cambiano per sempre il corso della vita a decine di milioni di persone. La fine dei combattimenti e la resa degli austriaci vengono comunicate a tutte le forze armate dal capo di Stato Maggiore Armando Diaz,
con il bollettino di guerra numero 1268. Comando supremo, 4 novembre 1918, ore 12. La guerra contro l'Austria-Ungheria, che sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re Duce Supremo, l'esercito italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore, condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi e vinta la gigantesca battaglia ingaggiata il 24 dello scorso ottobre e dalla quale prendevano parte 51 divisioni italiane, 3 britanniche, 2 francesi ed una cecoslovacca ed un reggimento americano contro 63 divisioni austro-ungariche, è finita la fulminea arditissima avanzata del 29° Corpo di Armata su Trento, barrando le vie della ritirata alle armate nemiche nel Trentino, travolte ad occidente dalle truppe della 7ª Armata e ad oriente da quelle della 1ª, 6ª e 4ª, ha determinato ieri lo sfacelo totale della fronte avversaria. Dal Brenta al Torre, l'irresistibile slancio della 12ª, della 8ª, della 10ª Armata e delle divisioni di cavalleria ricatta sempre più indietro il nemico fuggente. Nella pianura, su altezza reale, il Duca d'Aosta avanza rapidamente alla testa della sua invitta 3ª Armata, anelante di ritornare sulle posizioni da essa già vittoriosamente conquistate che mai aveva perdute. L'esercito austro-ungarico è annientato. Esso ha subito perdite gravissime nella canita resistenza dei primi giorni e nell'inseguimento. Ha perdute quantità ingentissime di materiali di ogni sorta e pressoché per intero i suoi magazzini e i depositi. Ha lasciato finora nelle nostre mani circa 300.000 prigionieri con interi stati maggiori e non meno di 5.000 cannoni. I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza. Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale Diaz.